Bene, vi ho già fatto vedere in passato LM Studio, è un programma che permette di lanciare sul proprio computer dei modelli small, diciamo tipo ChatGPT, ma molto più piccoli, quindi con qualche problema con l'italiano. Ma ultimamente, da che era impossibile usare modelli praticamente di questo tipo per l'italiano, adesso un po' diciamo, ci stiamo avvicinando. Allora, con LM Studio è possibile fare una cosa interessante, cioè creare un server e fare un server che appoggiamo praticamente su questo modello che per fare la prima applicazione concreta di LM Studio che sono riuscito a costruire è quella di fare un'estensione per Chrome che permette di fare riassunti di una pagina web. Quindi praticamente lanciamo praticamente il nostro modello che ho visto che Zephyr bene male funziona, c'è una lunghezza di contesto che è abbastanza adeguata, cioè 16.000 token, cioè lui in realtà arriva a 32.000 ma non ce la fa sulla mia macchina, sembra. Invece, facendo in questo modo, si lancia il server, diciamo, di LM Studio. E poi mi sono costruito un'estensione che vi farò vedere, che praticamente data una pagina, no? Praticamente cosa succede? Se sono in una pagina qualunque, chiamo questa estensione molto semplice, in cui al momento c'è un default in inglese perché i prompt funzionano meglio in inglese, ma posso dire, per esempio, fai un riassunto di questa pagina in italiano, ok? Così cerco di stimolarlo a parlare italiano, perché lui di default, se no, normalmente tende un po' ad andare sull'inglese, quindi. Sul modello Zephyr un po' di meno, ma sui altri modelli sostanzialmente è una sicurezza. Gli mettiamo strict, temperatura 0, font size mettiamo bello largo, così lo vediamo, compare qua bello largo, e poi vediamo se riusciamo, siamo, ci, riuscite a convincerlo a farlo parlare in vede, no. Allora, non ci siamo, quindi ripetiamo praticamente il prompt. Fai un riassunto in italiano, vediamo un po', vedete che il prompt in questo caso diventa parecchio importante. Ecco, adesso facendo un prompt più semplice, lui diciamo si adegua meglio, sembra. E come vedete, la velocità di scrittura del riassunto non è eccezionale, cioè ci impiega un minutino o un paio di minuti a fare il riassunto, però è interessante che lo fa e questo ho trovato molto utile, quindi non più un'applicazione didattica, educativa, insomma, qualunque, ma un'applicazione sul vostro computer, ok? Anche questa applicazione, tra l'altro, io non so fare estensioni per Chrome, quindi ho dovuto praticamente chiedergli a lui, quindi a ChatGPT, praticamente gli ho chiesto come potevo farlo per scrivere un'estensione per LMStudio, no? Praticamente, adesso non vi faccio vedere tutto, ma vedete che c'è stato un dibattito abbastanza serrato, perché l'ho anche migliorato. Gli ho detto, guarda, su LM Studio lui mi dice che posso chiamarlo in questo modo qua, no? E poi gli ho detto, bene, con questa base di partenza, come posso fare un'estensione Chrome che mi permetta di collegarmi? Allora lui mi ha spiegato quali file creare, quindi manifest.json, popup.html, popup.js, JavaScript, JS. Mi ha detto cosa scrivere in manifest, cosa scrivere in popup e cosa scrivere in popup.js. E poi mi ha detto comunque, tra l'altro questi file insomma sono i minimi essenziali, comunque ho fatto un po' di discussione perché gli ho chiesto come aggiungere i tasti, come spostare i tasti, aumentare i font, controllare la temperatura, insomma, mi ha spiegato tutto lui e quindi alla fine io quello che ho creato è stato sostanzialmente una cartella, vediamo se riusciamo a summary qua, in cui ho messo questi file che abbiamo visto. E poi sono andato sotto, me lo sono fatto spiegare da lui, tra l'altro come faccio a installare Chrome Extension,
E poi da lì ho fatto carica estensione non pacchettizzata e ho aggiunto questa estensione, che è quella che avete, carica estensione non pacchettizzata, e gli ho dato la cartella in cui ho la select folder in cui è composta. Non è perfetto perché ci sono gli errori, nel senso che succede qualcosa di non correttissimo, però l'estensione nel complesso funziona molto bene. Quindi adesso avete visto che ha fatto prima con questa notizia, possiamo andare da un'altra parte, ad esempio la notizia di cultura, e per esempio possiamo andare, vabbè, facciamo qua, ecco, un articolo di costume su Trump. È scritto in inglese, mettiamo che sia anche scritto in giapponese, in cinese, in coreano, e teoricamente io con la mia estensione che ho installato posso, ovviamente l'inglese funziona molto bene, ma proviamo a metterla, riassumi in italiano. Temperatura stretta, font family, possiamo cambiarla. È uno dei vantaggi di fare da soli un'estensione, è che potete mettere le opzioni che poi vi interessano. Vedete qui, in realtà abbiamo quel famoso discorso per cui il modello SLM, i modelli piccoli tendono a fare tutto in inglese, quindi se gli chiamo italiano in realtà non lo obbedisce. Però riesci a fare un riassunto in italiano? Qui dobbiamo chiedere, abbiamo visto delle cose abbastanza semplici. Vediamo se ce l'abbiamo fatta. Ok, più o meno ci siamo riusciti a convincerlo. Quindi vedete che il mestiere con l'intelligenza artificiale, e poi in sostanza riuscire a convincerlo, quindi in qualche modo fare un prompt. In questo caso scrivendolo semplicemente riassumi in italiano non funzionava, però mettendo una o due parole in più, vedete che scrive di più. Ora, non occorre dire che quello che scrive permette di capire cosa dice l'articolo. E il modello sono 5 GB, quindi è un modello abbastanza piccolo tutto sommato, è abbastanza veloce tutto sommato, posso stopparlo, però posso ad esempio andare, non so, in un articolo in coreano, Korean, vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcosa, Korean web sites, vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa. Vabbè, c'è probabilmente ci sono tutti gli articoli così. Comunque ci sono, adesso non riesco a trovarli effettivamente facilmente, almeno dei siti specialmente in lingua straniera, però può capitare a volte di capitare in qualche cosa di questo genere, e che quindi non si riesce a leggere, e quindi, oppure anche in inglese, come in questo caso, e quindi si può riuscire a farseli tradurre e soprattutto farseli riassumere. Riproviamo di nuovo con la BBC, visto che non ci siamo riusciti con un'altra lingua. Ecco, abbiamo questo articolo su Israele. Vogliamo sapere cosa dice, quindi lanciamo la nostra estensione. Vabbè, in inglese abbiamo detto lo fa senza problemi, praticamente summarize this page in English, ed dice esattamente cosa succede. Se glielo chiediamo in italiano, riassumi in italiano, vediamo un po' se la capisce già. No, non l'ha capito, vedete, riassume in italiano questo testo, quindi mettiamo questo testo. E
vediamo che mettendo praticamente 5 parole siamo riusciti a convincerlo. Tra l'altro, la cosa interessante è che al di là del fatto che potrebbe andare in inglese, elenca, poi mettiamo, elenca i concetti più importanti. Perché questo è il punto del fare il riassunto, no? In questo modo, che si può fare delle domande mirate. Prepariamoci che si risponda in inglese, vedete che è risposto in inglese, quindi non relenca, aspetta, proviamo a metterlo in italiano, vero? E mettiamo una creatività un po' più limitata, vediamo se ce la facciamo. Niente, ce la facciamo. Quindi ecco che rimane molto lavoro da fare. Allora, questo l'esempio è tutto. Il sorgente dell'estensione, se vi interessa, ve lo posso dare, al di là del fatto che potete farvelo anche voi, o come ho detto io, o in un altro modo. Comunque, sto cercando anche un sistema per rendere magari più disponibili queste estensioni Chrome, non le ho mai fatte prima. Va bene, è tutto. Buona giornata.